Questi sono i ragazzi del PON, la Bottega delle Parole, che si occupa del potenziamento delle competenze di base di italiano. Quali sono le competenze di base? Grammatica. Ascoltare, parlare, leggere, scrivere e poi, come ha detto Salvatore, la grammatica. Altro obiettivo fondamentale è l'inclusione. Quindi tenere questi ragazzi insieme in maniera allegra, in maniera vivace. Allora, si tratta di una serie di attività pensate per l'inclusione e il disagio sociale che servono a migliorare le competenze dei ragazzi attraverso giochi, attività insomma adatte a loro, adatte a stimolare il loro interesse, la creatività, e impareranno giocando. Ecco. Questo è un PON di inglese. Stiamo facendo in questo momento della conversazione. Cerchiamo di parlare molto perché di solito è quello che manca nelle classi, quello che magari gli insegnanti devono seguire un programma, devono finire, e qui cerco di fare tutto in base alla conversazione. Scriviamo poco, però parliamo molto, giusto? E basta, penso che ogni tanto guardiamo un film e lo discutiamo, oggi stiamo facendo qualcosa sulle vacanze, parliamo molto. Questo PON si chiama Giocomatica, attraverso il gioco i ragazzi studiano la matematica. Oggi è la giornata che stiamo dedicando agli origami, perciò si tratta di un'attività manuale, laboratoriale, attraverso la carta riescono a fare varie forme. Si tratta di lavori anche di gruppo perché ogni ragazzo magari costruisce un pezzo che poi va unito agli altri. In questo modo stanno ripassando anche delle piccole regole di geometria, perciò giocando riescono a ripassare quelle regole e solitamente sono piuttosto ostiche un po' per tutti. Anche negli altri incontri stiamo trattando altre tematiche di matematica e sempre attraverso il gioco, lavori di gruppo e attività laboratoriali, attraverso tipo dei giochi a quiz e anche attraverso altre attività laboratoriali anche manuali, come per esempio il cartellone relativo al tangram, dove ci sono sempre delle figure geometriche e dove si iniziano ad unire fantasia e manualità. Un progetto PON portato avanti quest'anno dall'Istituto Comprensivo di Geosamarea che apre le porte della scuola allo sport. Allo sport, infatti, è stata una bellissima iniziativa anche per i bambini, anche per socializzare fra di loro, perché non è soltanto la quarta, ma è quarta, quinta scuole medie. E vedo che i bambini si stanno divertendo tantissimo, si scoprono nuovi talenti che neanche loro sanno. Bravo, bravo Gioia. Comunque è una bellissima veramente iniziativa, una bellissima esperienza sia per me che per loro. Io sono il tutor, poi c'è naturalmente l'esperto, il professore Ignazio. Cosa hanno fatto durante il progetto i ragazzini? Allora, durante il progetto loro fanno, intanto all'inizio il professore ha spiegato che cosa serve lo sport, che è importante solo gareggiare, ma anche aiutarsi a vicenda, non è chi è il più bravo o chi è meno bravo, sono tutti bravi, ognuno con le proprie potenzialità. E poi fanno un sacco, hanno fatto la staffetta, il lancio del... aiutatemi voi! Vortex, loro lo sanno meglio di me, il lancio del vortex, salto in lungo, pallacanestro, fanno tante discipline e da questo si rendono conto dove verranno, possono essere indirizzati. Questo progetto è un progetto teatrale che si chiama Teatro Arte e Libertà. E noi stiamo mettendo in scena una breve rappresentazione degli Arestogatti, un famosissimo cartone animato della Disney, e io sono la figura dell'esperto, la mia collega Maria Lucia Franchina è la mia tutor e niente, abbiamo 21 bambini che lavorano con noi. Ricordiamo che i PON sono dei progetti europei finanziati dall'Unione Europea
per sviluppare, diciamo, e potenziare nel mondo della scuola le attitudini e le vocazioni dei ragazzi. Ringraziamo il nostro preside Leo Zingales che ci ha permesso di realizzare questo progetto che aiuta, come tutti sappiamo, diciamo, i ragazzi con maggiore emotività, con maggiore timidezze, a uscire fuori e esprimersi a pieno, diciamo, delle loro potenzialità. Oggi siamo alla manifestazione conclusiva di questo interessantissimo progetto Teatro, Arte e Libertà, perché noi abbiamo la consapevolezza dell'importanza del teatro. Il teatro serve a creare un'armonia tra quello che risulta essere la propria personalità e la società in generale. Grazie al teatro si superano le proprie timidezze, i propri limiti e ci si mette in discussione e di conseguenza si raggiunge uno di quelli che sono gli aspetti rilevanti della nostra attività formativa, cioè l'aumento della consapevolezza di sé. L'obiettivo di questo PON, dal titolo alla bottega delle parole 2, è quello di compensare le situazioni di svantaggio, speriamo tanto di riuscirci, e quindi anche di soprattutto sviluppare le varie abilità di base come il saper parlare, scrivere, leggere. Chiaramente il modulo, articolato in varie attività, non si basa solamente su lezioni tradizionali, su lezioni curriculari, ma soprattutto, come anche voi potete vedere, si basa su dei giochi anche interattivi, online, dei giochi linguistici, di grammatica, per dare così l'opportunità a tutti di poter, diciamo, cercare di superare qualsiasi difficoltà. Quest'anno l'Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea ha portato avanti un progetto con i ragazzini sulla lotta alla ludopatia e a tal proposito la dottoressa Fiorella Vinci è stata coinvolta in questo progetto come sociologa. Allora, dottoressa, di che cosa si è trattato? Il progetto Ludopatia, realizzato dall'Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, può essere considerato un progetto innovativo, sia per la ridefinizione teorica della problematica, sia nelle modalità di attuazione. La ludopatia può essere considerata un fenomeno sociale emergente sia in relazione alla rilevanza crescente negli ultimi anni del problema, sia anche in relazione quasi al tratto idealtipico rispetto alle società contemporanee, quasi che la ludopatia fosse assolutamente coerente con le nostre società contemporanee, società nelle quali l'azione pubblica ha rinunciato a considerare gli effetti sociali perversi di molte misure, di molti interventi, nelle quali gli individui sono sempre più erranti e quasi slegati gli uni dagli altri e che quindi sono molto più vulnerabili, molto più esposti a rischi che non riguardano più soltanto determinate fasce sociali oppure proprio determinati casi, ma riguardano in maniera molto più diffusa gli individui e in modo particolare i nostri giovani. E l'Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea ha accolto sfide educative importanti proponendo questo progetto. Il progetto è stato realizzato con attività seminariali e di laboratorio e l'aspetto, da un punto di vista proprio dell'attuazione, più innovativo e quasi intrigante è stato quello di coinvolgere in maniera attiva, con diversi ruoli, con i diversi ruoli, sia il dirigente scolastico che ha proposto il progetto, ma anche il corpo docente che ha accolto, devo dire, in maniera veramente
encomiabile la proposta educativa. Quindi il mio ruolo è stato quello di ridefinire la problematica, facendo apparire la ludopatia non fatto deviante o un fatto estremo, ma quasi un fatto fisiologico, un fatto che può accadere, che può rientrare negli accadimenti della vita e può coinvolgere in modo particolare i giovani. E quindi far comprendere come può essere molto facile scivolare in queste forme di dipendenza, soprattutto per ragazzini oggi e giovani domani, che hanno una familiarità con i videogiochi molto molto alta, che trascorrono molte ore al giorno proprio con questi videogiochi.